Salve! Oggi Heracles è in questa splendida location delle Marche, il Jumbo Lake, in compagnia di Stefano Sorcinelli, che molti di voi conosceranno come Goofy, uno dei primi youtuber di bass fishing in Italia. Che presentazione, grazie! Allora, oggi siamo qui in località Falconara, al Jumbo Lake, una cava di vecchia costruzione, di estrazione di ghiaia, e sappiamo che c'è un'ottima presenza di bass, l'acqua è abbastanza limpida e quindi andremo ad affrontare questi pesci un po' anche pressati, perché sappiamo che la pressione di pesca è abbastanza alta, quindi useremo tecniche importanti come jig, come Texas, anche abbastanza importanti, ma faremo anche delle tecniche finesse per cercare di non insospettire questi bass già, dicevo, molto pressati. Useremo colori molto naturali, dato la chiarezza dell'acqua, la limpidezza dell'acqua, però proveremo sicuramente anche dei colori un po' in contrasto con l'ambiente, per vedere se scateniamo qualcosa di più in questi pesci, a volte molto molto sospettosi. Sono molti anni che conosco Stefano, da quando è con noi nel team Heracles, e oggi sono contento di potervi dire a pesca con Goofy! Ecco, bello! Bello! Eccolo! Oh! Grande, Ricky! Jumbo Lake! Impact jig e left tail 4.1 in caduta su dei rami staccati da riva, non hanno dato scampo a questo bellissimo esemplare. Sotto mio suggerimento ho detto tira lì per favore, che c'è un pesce sospeso. Ecco. E quando è giusto è giusto. Purtroppo quando è giusto è giusto. Si fa a metà, yeah. Che a metà? No, va bene, suo. Eccolo, bello vitale. Piccolino, 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 c'è un altro dietro. Ah, oh, slammatissimo! No! No! Per aspettare il cortigiani sempre! Oggi cercherò di battere molta acqua e quindi per fare questo ho deciso di pescare prevalentemente a jig e per una presentazione verticale, a swimming jig per una presentazione un po' più orizzontale e un pochino a jerk per battere tanta acqua. Oggi uso Dogo, un jerk suspending, per cercare di scatenare i bass, la reattività dei bass, perché so che in questo lago è presente molto foraggio e molto pesciolino e quindi uso questo jerk suspending, il Dogo.
Per una presentazione più verticale invece uso un Impact Jig color Louisiana che abbino a dei gamberi o piccole creature, perché so che in questo lago sono presenti dei gamberi, quindi userò il Cave Crow in colorazione abbinata e uso anche questa piccola creatura, il Buzzy Bug, che mi ha dato grandissime soddisfazioni, sempre in una colorazione Black Blood che si abbina bene con questo colore. Bravo Stefano! Opla! Eh sì, eh? Sempre Impact Jig in mezzo al wildlife del Jumbo Lake. Non ha dato scampo. Voilà! Uso per una presentazione orizzontale anche il Fat Shadow, che uso a swimming jig, da abbinare sempre all'impact jig di varie colorazioni, però per il momento uso questa che mi piace molto. Questo per una presentazione, dicevo, orizzontale, per andare a scatenare un po' più i bass in acque aperte. Attenzione! Voilà. Grande Goofy! Bella Ricky! Ehi! Questa volta swimming jig. Abbiamo pescato a swimming jig con un Fat Shadow e un jighetto da 3 ottavi sul fondo lento e abbiamo preso un bel pesciotto che adesso rilasciamo. Voilà! Oggi uso alcune esche di reazione per imitare il foraggio che è molto presente in questo lago e per cercare di sondare molta acqua. Il Blades, un leafless crankbait silent. Tutta la serie Hypno sono dei crankbait che variano dallo shallow al medium al deep runner. L'HDD55 per scendere ancora più in profondità e lo userò soprattutto nella parte centrale della giornata. E il Fude, un jerk flatside molto particolare che probabilmente riuscirà a scatenare l'aggressività dei pesci anche nelle fasi di apatia. Che fa molto più bello. Guadino magari. Oh. Eccolo! Posso dirlo in senigallese? Che starneffola! Crank, dai! All'inizio sembrava non gli piacesse. Pescando sui 2 metri, su questi ostacoli semisommersi, ogni stop, quando si sbatte sull'ostacolo, può essere il momento giusto. E questo è un bel pesce. Per pescare nelle cover userò anch'io l'Impact Jig in 2 colorazioni, Black Red e Louisiana Crow, in abbinamento Cave Crow e Buzzy Bug, ma anche Left Tail 4.1 e Left Tail 3.5. Il 3.5 è la versione classica, permette di pescare sia in caduta sia dentro le cover e sul fondo. La versione 4.1 permette di fare le stesse cose, ma rende il jig più voluminoso perché il corpo è molto più largo, quindi vi facilita nella schippata e dà più volume alla montatura. Ora ti salta. Oh. Wow! Bel pesciotto, bello rotondo. E di nuovo Impact Jig e Left Tail 4.1. Per quanto riguarda il Texas Rig userò più o meno gli stessi trailer che ho usato per i jig, quindi Left Tail 4.1, Left Tail 3.5, Cave Crow e Buzzy Bug, ma anche il Left Tail Worm 4.8. Left Tail Worm. Eccolo!
fish. Mi è sembrato di vedere un gatto. Mi è sembrato di vederlo. Non me l'ha sembrato. In realtà sono sicuro di averlo visto. Non mi sembra mica un pesce. Sì. Io non so se non c'è un basso. Dove vedi più chiaro lì? Via che spot. Senza bruciare energie. Un pesciotto bello grasso sul Buzzy Bug innescato a Texas Rig. No, guarda che mostro! Oh, grande! Grandissimo pesce al centro lago, ragazzi. Pesciotto, bello, in forma. Che c'è al centro lago? Diccelo! C'è il segreto dei gufi. Preso sempre con Impact Jig, Swim Jig. Gufi, ce lo devi dire! Con un Buzzy Bug. Che oggi Buzzy Bug funziona molto bene, la vibrazione stretta delle chele probabilmente li innervosisce. Bel pesce, un bel pesce che andiamo a rilasciare. Dopo aver visto una cosa del genere... Ma le tecniche sono tecniche, cortigiani. Ah, sì, sì. Se tu pensi di poter far meglio, faccelo vedere, no? No. Non posso sfidarti a casa tua o ti posso sfidare a casa tua se vuoi. Come vuoi, ragazzo. Vuoi fare una sfida? Cortigiani, facciamo una sfida. Prendiamo una porzione di lago, la facciamo e vediamo chi ne prende di più. O il più grande. O il più grande, vediamo cosa succede, dai. Per ora il big ce l'ho io, Cominciato da ora. No, è sportivo lui, è sportivo. Sì, molto. Diciamo il fair play è il suo forte, oltre che essere a casa sua, parte anche già in vantaggio con un bel pesce. Gufi, è rotto. Wow. Ma qui si usa l'armi segrete, Questo non vale. Qualcuno usa colori nuovi. Ragazzi, pescetto interessante, non enorme, ma la vista fa sempre comodo per questo sfidino. Andato su un Cave Crow a testina sempre. Cave Crow da censura, ma Cave Crow. Ma
Cortigiani si ribella. Si ribella il Cortigiani. E sotto la barca. Mi si ribella il Cortigiani. Ah! Oh, mi sei offeso subito. Tanto si rifiglio. Un altro bel pesciotto a Cave Crow. Cave Crow tutto nero, io uso i colori che si possono usare, non quelli che ancora non, che saranno in commercio prossimamente. Piccolino, ah, vale, no. Si va a numero, si va a numero, signori, si va a numero. Ah, sì, ma io sì, non prendo sì, sempre sì, di sì. Più, no, no. Questo. Pareggia. Pareggia. Si va a numero. Pareggia, qui c'è, a numero. Questo è dichiarato e quindi si va a numero. A numero. Questo vale come quello di prima, anche se è molto più piccolo. Allora, già stai davanti. Vuoi venire te davanti? Vieni, no, vieni, vieni. No. Ah no, ti fa fatica a guidare. Pesce! No! Il sorpasso, attenzione! Che sorpasso! Vieni! Guadino! Sì, Guadino! Cortigiani ci sta troppo cacciando. Vale come quello grosso, eh! Guarda, Guadino, mi ha detto Guadino! E certo! Guardatelo! È sfida! Guardatelo! Guadino! È sfida! Guadino! Guarda che pescetto! Guadino! Intanto i miei sono tre! Tieni questo qui! Se ricordi come faceva Gigi la trottola? No. Guardami. Il Cortigiani mi vuol far tribolare. Ma siamo a casa tua, sarà difficile. Pesce bello, Guadino? Sì, non è grossissimo, ma si merita Guadino. Olà! Grande Cortigiani! Bel pesciotto anche lui, dai! Big! Oh. C'è un altro dietro! Big! Ricky, di qua! Che maia! Oh! Yeah! Questo è un pesce! Yeah! E questi sono pesci? Sì! Preso con il jig impact da 3 ottavi e uno shadow 85. A swimming jig, mangiata fotonica, e ce n'era un altro bellissimo dietro, però ci basta questo assolutamente. Questo è veramente un bel pesce. Ok. Grande Steve. E ci si diverte quest'oggi. Impact jig da 3 ottavi con left tail worm 4 pollice 1 Alabama Crow. Siamo arrivati al termine di questa divertentissima giornata al Jumbo Lake.
qui a Falconara Marittima. Il caldo non ha influenzato la buona riuscita della pescata, le nostre strategie hanno funzionato molto bene, ci hanno regalato diversi pesci, diversi big. Stefano. Che dire, giornata splendida, pesci collaborativi soprattutto, e quindi location fantastica. Ringraziamo anche Luca che ci ha permesso questa magnifica giornata qui al Jumbo Lake, i laghi dell'aeroporto di Falconara. Sempre molto molto belli. E la sfida l'ha vinta. Ma la sfida, la sfida l'ho vinta io. Io. No, sfida l'ho vinta io. Sfida l'abbiamo vinta insieme, è stata una bellissima giornata. Torneremo, io spero presto, a pescare in questo lago quando stupendo, volete, con quest'acqua cristallina e questi big che tirano come dei tori. Questi pescioni. Qua al Jumbo Lake stamattina abbiamo provato a calare con queste pedane, purtroppo la pendenza era troppo ripida, ma Luca ha risolto la situazione facendo arrivare un autobrew che ha sollevato la barca e l'ha messa direttamente in acqua. La giornata è volta al termine in maniera molto positiva perché abbiamo preso molti pesci, la location è bellissima, quindi non possiamo che ringraziare Luca. Grazie. Grazie a voi ragazzi, grazie a Gufi, grazie a Riccardo, grazie a tutti. Per me è stato un piacere potervi ospitare e quindi grazie a voi, grazie della compagnia e spero che insomma sia andato tutto bene, che sia stata una bella avventura. Alla prossima. Ciao.